parola ora dal rappresentante degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, Andrea Bosi. Sì, io mi trovo a portare la testimonianza di chi si trova ad essere fondamentalmente i primi utenti di questo comparto, cioè il corpo studentesco. C'è di vero in quanto detto precedentemente dal Rettore, nel senso che si è modificato qualcosa, è cambiato qualcosa nell'approccio degli studenti, del corpo studentesco, durante e dopo il passaggio dalla vecchia alla nuova sede. La vecchia sede non poteva costituire un centro di aggregazione, quindi gli studenti vivevano la facoltà il meno possibile. Chi come me ha vissuto il passaggio, gli anni dal passaggio dalla vecchia alla nuova sede, non ha potuto non constatare che qualcosa si è modificato nell'approccio del corpo studentesco, degli studenti, alla vita universitaria della nuova sede. Questa facoltà, questo comparto costituisce, oltre che per le strutture, ovviamente gli ambienti, ma anche per l'attenzione che viene data, che è stata data nella progettazione, alla rilevanza, all'importanza di oltre i 1500 studenti che sono iscritti ai corsi di laurea di questa facoltà. E quindi adesso gli studenti sono persone che vivono la facoltà, vengono più spesso a lezione, si fermano negli ambienti messi a disposizione per loro, nella sala studenti, nel cortile interno. Verrà ultimato entro un paio d'anni, speriamo, il trasferimento della biblioteca, che costituisce l'elemento necessario soprattutto per gli studenti, quindi si andrà a completare anche questo aspetto. E quindi il corpo studentesco non può che esprimere un profondo ringraziamento nei confronti di chi ha reso possibile questo mutamento di condizioni, quindi nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio, e personalmente mi sento di esprimere un sincero ringraziamento anche nei confronti della professoressa Alessandra Bignardi, con la quale abbiamo lungamente lavorato nei mesi del passaggio dalla vecchia alla nuova facoltà, che si è prodigata per far sì che agli studenti fosse garantita uno spazio adeguato per lo studio. C'è un'ottima aula studenti con 80 posti a sedere, dove gli studenti vivono veramente la facoltà tra una lezione e l'altra. Per cui un grazie alla Fondazione e a tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo.